Sì, grazie. Grazie per avermi consentito di essere qui oggi perché penso che possa essere un incontro ricco di notevoli spunti di riflessione e utile per tutta una serie di fatti che vado ad esporre. Ho ascoltato quanto detto dagli imprenditori, ho già ascoltato quanto detto dal Presidente Dalcotto. Io non so essere molto accondiscendente, lo dico immediatamente perché guardo le cose in un certo modo e penso che finora forse soltanto perché si è badato molto ai interessi individuali senza pensare alla costruzione di una società consapevole e responsabile, quindi che abbia interessi più molteplici, poi alla fine si sono fatti diversi errori di cui oggi ne paghiamo le conseguenze. Primo fatto che mi viene detto e del quale obiettivamente ritengo, essendo il capo del Dipartimento della Protezione Civile, di avere una chiara responsabilità di azione. E vi dico subito che il problema che viene rappresentato dalla interruzione della viabilità è sicuramente un problema importante. Io non lo vedo solo a fini turistici, imprenditoriali, evidentemente, lo guardo anche per fini strettamente correlati ad un'eventuale azione di protezione civile susseguente ad un evento calamitoso. E perché questo? Perché se accadesse un evento calamitoso, quale per esempio un terremoto, è ovvio che le colonne mobili devono poter raggiungere i punti interessati dalle eventuali criticità e se non si ha una viabilità adeguata, è ovvio che questo diventerebbe impossibile, quindi avremmo una criticità nella risposta del sistema di protezione civile. Cosa però è mancato e in questo senso già stiamo agendo per supplire? È mancato un piano di viabilità in emergenza per la regione siciliana. Non è mai stato fatto uno studio che potesse evidenziare quelle criticità che devono essere superate nell'istante in cui avviene un'interruzione di un'arteria principale. Nella buona sostanza esiste una differenziazione di tipologia, di viabilità, e quindi noi abbiamo le autostrade, abbiamo le strade statali, abbiamo le strade provinciali, abbiamo le strade regionali, abbiamo le strade comunali. Oggi tutto questo sistema è stato messo in crisi perché le risorse che dovevano essere destinate alla manutenzione non sono state sostanzialmente mai accantonate, quindi la manutenzione è stata zero e ancor di più la criticità è rappresentata dal fatto che la crisi delle province regionali crea nella viabilità una grossa difficoltà. Analizziamo però le problematiche nei termini, io dico, adeguatamente corretti intorno alla viabilità. È indubbio che la viabilità principale è rappresentata dalle autostrade che consentono il collegamento Trapani, Messina, Catania, Siracusa. Adesso c'è un tratto che si spera possa congiungere la parte sud della Sicilia, ma è in costruzione. Quest'anello manca, ma mancano anche gli assi principali. Perché? Perché l'autostrada A19 ha avuto una brutta interruzione a livello di Scillato, ma io dico che il tratto Caltanissetta-Bontornello è altamente critico perché è interamente realizzato su un corso d'acqua che si chiama Salso, e facile ipotizzare e pensare che ulteriori problemi sui piloni ci saranno perché notoriamente, ma non faccio la scoperta dell'acqua calda, il sale e il cemento armato e l'armatura non sono mai andati d'accordo, quindi da qui a poco e poco un problema ci sarà. Detto questo, quali sono le alternative principali? Nel caso della A20 è la SS 113, nel caso della A19 è la SS 121, che sono andate tutte quante in crisi.
potremmo anche parlare di altre zone del territorio della regione siciliana, perché è vero che qualcuno diceva che questa è la zona più martoriata e meno interessata dagli abilità interessanti. Io non so quanti di voi abbiano mai percorso la strada che da Palermo porta a Corleone, per esempio. Sì, allora sicuramente avrà visto che a un certo punto la strada addirittura scompare, e allora probabilmente è un discorso più diffuso sull'intera regione che deve essere evidentemente valutato. Però questo non può essere imputato evidentemente alla regione, perché guarda caso, sono tutte strade statali dove avrebbe dovuto intervenire e fare un'adeguata opera di manutenzione lo Stato attraverso l'ANAS. Ma dico ancora di più: in un mondo in cui si cerca di diminuire l'uso dell'autovettura per avere un ambiente sempre più sano, giustamente si diceva, qual è l'alternativa? Potrebbe essere il treno. Ancora una volta, quindi, non era la regione che avrebbe investire, ma era lo Stato attraverso le ferrovie. Quindi io su questo, francamente, sulle problematiche inerenti, almeno la parte economica, da parte della regione, avrei francamente di che pensare. Però il fatto è che noi realmente soffriamo di queste problematiche e allora dobbiamo iniziare, e io penso che questa debba essere realmente la direzione verso cui la regione deve andare attraverso tutte le sue strutture, attraverso una pianificazione che veda realmente un programma di viabilità, ma la più ampia possibile. E la viabilità non è solo quella stradale, non è solo quella ferroviaria, ma è anche quella marittima, ma è anche quella aerea. Ora io su questo però devo fare un punto di domanda. Quanto costa realizzare un aeroporto? Domanda numero uno. Che inquinamento porta l'aeroporto e che stravolgimenti porta in un ambito territoriale? Numero due. Tre. Il problema non è nemmeno costruire l'aeroporto. Il problema è mantenere l'aeroporto, che ha costi di gestione notevoli. Pensate che città tipo Perugia hanno un aeroporto che è assolutamente in crisi. E allora, ritenete che sia realmente questa la soluzione più utile per il territorio? Io penso che sia un'altra, francamente, la soluzione. È una soluzione meno invasiva, è una soluzione che comunque offre lo stesso la possibilità di poter far intervenire il privato, che deve collaborare sempre di più col pubblico, per gli interessi della collettività più in genere. La soluzione è rappresentata dalle superfici, dagli elicotteri. Noi abbiamo realizzato una rete di elisuperfici notevoli per fini di protezione civile. L'altro giorno, facendo un discorso più ampio, di questo francamente ne avevo parlato pure col Presidente, e stiamo ragionando su un piano delle elisuperfici che possa, a mio avviso, essere utile non soltanto in tempi di necessità di protezione civile, perché io mi auguro che queste necessità non ci siano mai, francamente. Però nell'istante in cui si investono 300-400 mila euro, si può investire un pochino di più, con costi assolutamente modesti e più ridotti rispetto a quelli che necessita davvero un aeroporto, e fare una serie di stazioni eliportuali che possono unire vari centri e quindi anche i collegamenti tra gli aeroporti e questi punti turistici attrattivi. Pensate che esistono aeroporti che possono portare anche 30 persone contemporaneamente, voglio dire, elicotteri, sì, vengono utilizzati tranquillamente. Allora vi dico che la Regione Puglia, per esempio, sono andato a verificare questo aspetto, perché dal punto di vista gestionale oggi noi dobbiamo pure pensare a come gestire una rete, perché i costi non sono nemmeno quelli della realizzazione, ma sono sempre quelli di gestione. Con due operatori posti in una sala, riescono a controllare una rete di ben 10 aeroporti. Uno di questi è posizionato nelle Isole Tremiti. Il costo per raggiungere le Isole Tremiti è di 30 o 35 euro, quindi costi assolutamente abbordabili. E allora io mi domando,
non fare una serie di punti sulla costa che possono essere utili e contemporaneamente cercare di trovare una connessione col territorio? Perché oggi il tema che voi state discutendo, io ritengo che sia il nocciolo della questione. Non si può più ragionare gioiosa marea, ma è un'area che deve riuscire a dare una risposta. E quest'area non può che essere dai Nebrodi, così come veniva detto, alle isole Eolie, perché costituiscono un insieme coerente. Ed è l'offerta che deve essere data al turista, perché sicuramente non è il mare solo che cercano, è anche il mare. Però c'è chi ama fare la passeggiata e allora probabilmente bisognerà creare una serie di sentieri che possono essere interessanti. E io penso i megaliti dell'Agimus sono una realtà assolutamente importante, che esiste poco in altre parti di similare nel mondo. E allora chi viene a Gioiosa andare a fare una visita lì significa aver dato un'ulteriore possibilità di azione e di interesse. Ma le isole Eolie le avete qui di fronte, si possono raggiungere in men che non si dica. Allora l'aeroporto sì è utile, però poi potrebbe essere discretamente inutile. E questo vorrei che venisse obiettivamente pensato. Ultimo punto, e poi mi chiedo, come dicono in Toscana, così siamo vicini al nostro premier toscano, l'abbiamo. Io penso che bisogna rivoluzionare la nostra società, perché quello che manca non è solo e sempre l'amministrazione. Io penso che quello che manca è la coscienza dei cittadini, che devono essere soggetti sempre più responsabili e consapevoli di una partecipazione ad una vita attiva. Oggi i cittadini, lo sentivo l'altro giorno così, in un confronto che avevamo, dice il cittadino X, mi diceva: io pago le tasse e quindi pretendo. Sì, però cosa pretendo se sono io, per esempio, che sporco? E allora, se ci fosse realmente una maggiore consapevolezza e noi vedessimo il territorio come parte nostra e non come cosa di altri, ebbè, allora forse cambierebbe un pochino. Se io ho la erba che spunta davanti a casa mia, la levo e rendo più bello il territorio e quindi più appetibile, o metto quattro fiori che all'occhio del turista trasformano completamente quell'ambiente. Se io, anziché voler creare necessariamente una struttura in un punto dove è vietato realizzarlo, oppure semplicemente perché devo allontanare le acque meteoriche di casa mia, le vado a buttare su un costone creando un danno su quel costone, beh, forse significa che realmente se tutti quanti diamo un pizzico di noi in più per creare una società più corretta, dove tutti ci sentiamo partecipi, e allora forse le cose andrebbero a trasformarsi. Non è solo il mare quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno, è la cura del patrimonio che diventa assolutamente più indispensabile. Quando vediamo in un posto di attrattiva turistica notevole erbacce che spuntano davanti, il turista non ricorderà il mare, ricorderà le erbacce. E allora probabilmente tutto questo dobbiamo andare a costruire. Quando il cittadino che beve la bottiglietta d'acqua la butta a terra perché non ha, nonostante i tanti cestini che sono presenti, non fa un favore alla collettività, perché il turista queste cose le vede. E vi dirò di più, il milanese che si sente così ligio, appena viene nelle nostre parti e trova questo tipo di degrado, immediatamente si adatta a questo e anche lui butterà e contribuirà a questo tipo di degrado. E allora vediamo di trasformarci noi per trasformare il nostro posto e sono convinto che tutto potrà cambiare. Io credo molto nell'imprenditoria, credo molto pure sul fatto che l'amministrazione ai vari livelli debba contribuire a far crescere l'imprenditoria, però qua dice una cosa importante Papa Francesco: l'imprenditoria non deve essere fine a se stessa, ma deve essere orientata allo sviluppo pure della società. Grazie.
perché nell'istante in cui il guadagno viene pensato solo per l'imprenditore e non ripartito nella collettività, e allora è un guadagno che durerà poco, perché alla fine non c'è amore in quello che si fa. E forse il problema principale della nostra società in questo istante è la mancanza di amore. Viabilità. Ebbene, col sindaco ho parlato abbondantemente, quindi io non penso che il problema di Gioiosa Marea sarà risolto dalla bretella autostradale, anche perché la bretella autostradale ha un costo talmente elevato che mi consente di andare a fare una circonvallazione con due gallerie che mi collega sia con Calavà che con Patti, diciamo, perché se deve diventare centro Gioiosa Marea, lo deve diventare per tutto quello che può offrire. E quindi da questo punto bisogna irradiarsi per raggiungere gli altri. Probabilmente bisogna fare una circonvallazione a Gioiosa Marea che possa infiltrarsi nell'interno, perché nell'interno c'è tanta ricchezza. Oggi, dicevo questo primo, c'è prima in un incontro, noi abbiamo due realtà completamente differenti. Abbiamo la realtà costiera e abbiamo la realtà delle aree interne. Ognuna di queste fa una politica assolutamente, assolutamente autonoma. Dirò di più, esiste un'altra realtà che è quella insulare, la doppia insularità. E anche quelli fanno un'altra politica autonoma, come se tutti fossero, ognuno per i fatti suoi, a dover portare acqua al loro mulino. Benissimo, anziché fare un mulino, creiamo un fiume che raccordi i Nebrodi, Gioiosa Marea e la zona costiera e le isole. Io sono convinto che tutti quanti si arricchiranno.